Lei quando ha fatto parte di, quando è entrato a far parte di Cosa Nostra? Intorno a fine 75-76. E quando è stato formalmente quindi combinato? Ripeto, ora non mi ricordo più, intorno a, credo al 1976. Quale famiglia è entrato a fare parte? San Giuseppeato. Che all'epoca, chi era il capofamiglia? All'epoca era Antonino Salamone. E poi successivamente? Successivamente mio padre Brusca Bernardo, per un periodo poi c'è stato Baldassare Di Maggio e poi inizio 90 fino al 1996, momento del mio arresto, in qualità di reggente ero io. Quindi lei è stato reggente della famiglia di San Giuseppe Iato e anche del mandamento? Sì. In che periodo, scusi? 90-96. Compreso quindi il periodo delle stragi del 92. Sì. E senta, per completezza del mandamento di San Giuseppe Iato, quali altre famiglie facevano parte? Le altre famiglie, c'era Altofonte, Monreale, San Cipirello, Camporreale, Santa Cristina, Piana degli Albanesi e non ricordo altro. Senta, lei nel periodo in cui ha fatto parte di Cosa Nostra, che tipo di reati ha commesso? Dalle stragi, omicidi, traffico di droga, tutto quello che rientrava nel circuito criminale di Cosa Nostra. Quando dice stragi, a quale stragi si riferisce? Cominciata quella di via Bidone Federico, alla strage della circonvallazione, a quella del dottor Falcone, come esecutori e in quella come mandante, e le altre come mandante. Senta, in particolare, sono tutti i reati di cui lei si è accusato, appena iniziato a collaborare con l'autorità giudiziaria? Sì, sono tutti reati in cui in parte ero accusato, in parte mi sono autoaccusato, che ho cominciato a rivelare dal momento in cui ho cominciato a collaborare con le autorità giudiziarie, che prima con le autorità giudiziarie, cioè con le forze di polizia, nei colloqui cosiddetti investigativi, e poi con l'autorità di Palermo e Caltanissetta 9-10 agosto 96. Sì. Senta, prima di entrare nel specifico dettaglio dell'oggetto del processo, ma comunque diciamo come è noto alle parti nell'ambito del capitolato di prova già ammesso, volevo chiederle quali erano innanzitutto i suoi rapporti personali intanto con Rina Salvatore. Ottimo, fino a quando non ho scoperto, ma questo è avvenuto a fine 95, inizio 96, ora non mi ricordo con precisione. Credo uno o due mesi prima che venisse arrestato, che aveva la volontà di eliminarmi. Sì. Per me erano sempre buoni. A noi serve naturalmente la sinteticità, ma sarebbe bene che in questa circostanza lei fosse un po' più ampio, diciamo, nella definizione di quelli che erano i suoi rapporti. Cioè, faccio specifico meglio la domanda. Lei aveva rapporti di frequentazione con Rina, stava con lui, lo vedeva quotidianamente, settimanalmente? Allora, io, Salvatore Rina era stato il mio padrino di iniziazione. Fino al 1994 lo frequentavo quasi tutti i giorni e avevamo un rapporto sia sul profilo di Cosa Nostra ma anche personale, più aperto e più confidenziale di mio padre. Quindi questo fino al momento del mio arresto. Poi per vicissitudine giudiziaria e quant'altro si sono allontanati le frequentazioni, ma il rapporto era rimasto sempre intenso. Sì, cioè a quale arresto si riferisce? Al suo arresto del? Il primo arresto 94, quello che ha portato poi al maxi processo. Allora, parla del maxi processo 1? Sì, maxi processo. Allora non 90, sarà forse 84.
80, fino a quel momento, l'84, io sapevo dove abitava, cosa faceva, ti posso dire giornaliero. Poi ripeto. Sì, allora scusi un attimo, sì. Per ordine, ricostruiamo i suoi periodi di detenzione, latitanza, eccetera. Quindi lei, quando per la prima volta è stato colpito da un provvedimento cautelare? E prima fu un questo del macchis processo, dove sono stato tratto in arresto per 5 mesi, poi mandato al confine. Nel 1984? Sì. Poi mandato al confine dove? A Linosa, ci sono rimasto per circa 10 mesi, rientrato, mi è stato notificato la sorveglianza speciale, e nel frattempo ho trovato cambiamenti in cui il capomandamento era Baldassare Di Maggio, e comunque non avevo frequentazione diretta con Salvatore Rina, però i contatti bene o male c'erano. Questo fino all'89, dopodiché Di Maggio è stato estromesso per problemi suoi, contro la mia volontà ho rivestito quel ruolo e abbiamo ricominciato le frequentazioni, non più come prima perché nel frattempo la situazione andava ristringendo, e quindi settimanalmente o ogni due volte a settimana, dipende dalla necessità, pure ogni giorno. Si poteva stare anche 15 giorni, dipende. Però in questi rapporti di frequentazione, in alcuni periodi più intensi, in altri periodi meno intenso, comunque, come lei ha detto, a prescindere dalla frequenza alla quale vi incontravate, erano sempre rapporti di apertura e di confidenza. Lei ha detto avevo più confidenza con lui che con mio padre. Sì, sì, confermo. Ma confidenza sua nei confronti di lui o anche viceversa? Invece, per quello che io capivo, tranne che non era un attore, viceversa. Oh, e i suoi rapporti con Bernardo Provenzano erano dello stesso tipo o di tipo diverso? No, diverso, più ristretti, più formali. Allora, innanzitutto ricostruiamo qual era il ruolo, le cariche che l'uno e l'altro, cioè Rina e Provenzano, hanno rivestito negli anni, per quanto lei a sua conoscenza. Ma per quelle che sono la mia conoscenza, sia a livello di famiglia che a livello di capomandamento, ho conosciuto sempre Rina Salvatore, fino a quando è diventato poi capo della commissione. E Provenzano? Provenzano stava sempre un passo indietro, sia all'interno della famiglia, sia all'interno della commissione regionale, provinciale e quant'altro. Non so se era sotto capo, quale funzione avesse il Provenzano, comunque stava sempre un passo indietro al Rina. Di fatto però aveva degli incarichi per alcuni territori, quindi faceva le funzioni di capo provincia alle stesse condizioni di Rina, perché era da lui voluto così. E se può precisare meglio, cioè ha detto per alcuni territori, cioè a quali territori si riferisce? Zona del Bagherese e del Nisseno in particolar modo. Quindi per la zona di Bagheria e di Caltanissetta, invece di stare, diciamo, un passo indietro rispetto a Rina, si assumeva lui la responsabilità? Sì, era lui il rappresentante di Rina in quel territorio, quindi ne faceva le funzioni a tutti gli effetti. Senta, lei ha detto che i suoi rapporti con Provenzano quindi non erano dello stesso tipo di quelli con Rina. In che senso? Nel senso che vi incontravate poco, avevate scarsi rapporti di confidenza? Ci spieghi meglio. No, uno per il rapporto anche di carattere personale era diverso da quello di Rina, perché di solito era sempre più chiuso e più... Poi per l'istituzione, fra virgolette, in quanto il Rina era il capo, il nostro punto di riferimento, e poi per problemi di anche territoriali. Io ha saputo di qualche luogo di latitanza di Provenzano? Ho capito, mi chiedo scusa. Lei ha detto per Provenzano, lei qualche volta lo sapeva, qualche volta non lo sapeva. Sì, dove è il sito dove lui si è allocato? Cosa ha saputo negli anni su alcuni, se ho capito bene, luoghi di Provenzano? Il grosso della sua latitanza l'ha vissuto sul Bagherese.
un periodo sul nostro territorio, quello di Monreale, dove c'era pure la casa precisamente, e poi a Palermo, e poi l'ultimo periodo della sua residenza, in particolar modo mi riferisco 90, 91, 92, 93 nel Bagherese e nel Niseno. Questa lei come lo sa? Perché mi ci sono incontrato più volte a Bagheria in particolar modo, e qualche volta per interposte persone mi si rivolgeva ai Bagherese per contattare lui o per mio conto, ma anche qualche volta anche per qualche messaggio d'urgenza come per Rina. Senta, ma qual è lo stato dei rapporti fra, per quanto lei sappia, visto che lei era in rapporti di confidenza con Rina, lei ha mai capito bene quali fossero i rapporti fra i due, fra Rina e Provenzano? Erano rapporti di costante condivisione, di soggezione di uno verso l'altro, oppure talvolta anche di rivalità e contrapposizione? No, rivalità non ne ho, almeno per quello che ho capito io, non ne ho visto mai. Il Provenzano, non in maniera frontale ma indirettamente, non condivideva quello che è il modo di procedere del Rina, ma ne condivideva ne condivideva la sostanza. Era il modo di agire che non condivideva spesso e volentieri, che contestava al Provenzano. Però poi alla fine poi alla fine, come uso loro corleonesi, che allo stesso modo per i cosi interni al loro mandamento, alla loro famiglia, si comportavano all'esterno, ossia che si chiudevano, avevano questa caratteristica, si chiudevano, si confrontavano, alla fine vinceva come si dire, una sorta di maggioranza, e Provenzano quindi si adeguava a quelle che erano le volontà di Rina, ma anche della maggioranza. Quindi lei ha detto comunque non c'era contrapposizione, ma talvolta Provenzano non condivideva il modo di fare alcune scelte di Rina, ho capito bene? Le forme. E cioè che si riferisce in particolare? Esempio, lui la strage di Capaci in quelle condizioni non l'avrebbe voluto, ma bensì cercava di uccidere Giovanni Falcano a Roma nella maniera più classica, per fare meno rumore. Questo era il suo senso di non dare visibilità agli atti criminosi, questo era. Invece Rina aveva tutto un altro modo di agire, se ne prendeva sempre le responsabilità e si faceva sempre quello che diceva lui. Ecco, quindi queste divergenze di vedute che poi si affermò facendo così come Rina aveva deciso di fare, se ho ben capito, si manifestò in particolare durante la stagione stregista del 92, esatto? Precisamente. E lei ha fatto un esempio. Relativamente a Falcone, vi fu, quanto lei sappia, quindi delle divergenze fra Rina e Provenzano su come e dove eliminare Giovanni Falcone? Provenzano aveva delle idee diverse da quelle di Rina? Ripeto, Provenzano non gli piaceva l'aspetto della localizzazione, ma il fine non sì, era uguale. Quindi, cosa propose? Lui insisteva, in una di queste occasioni il Rina abbia a commentare la volontà del Provenzano, dicendo che il suo paesano avrebbe aspettato pure qualche anno, qualche giorno in più, pur di ucciderlo. Ha fatto un esempio che dice che c'era la possibilità di trasferire, questo parlo 87-88, c'era la possibilità di far trasferire il dottor Falcone a Roma e poi lì vedere per eliminarlo in maniera tacita, per allontanare i sospetti, per non avere aggressione. Questo era il meccanismo di Provenzano. Questa è la cosa che le racconto Rina. Sì, ma era un po' quasi in tutte le cose così. E Rina in questa circostanza fece riferimenti anche all'ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino? Sì, ha fatto nome e cognome. E cioè cosa disse? Che c'è Vito Ciancimino, le parole di Rina me le ricordo come se fosse ora. Rina dicendo che dava seguito al suo paesano a Vito Ciancimino, che gli aveva prospettato la possibilità di trasferimento, non so come,
a Giovanni Falcone a Roma e per poi andarlo a eliminare sulla capitale, cioè qua a Roma. Quindi questa era stata un'idea sia di Cengimino che di Provenzano? E questo ha detto Rina e questo sto riferendo, che me lo ricordo come se fosse oggi. Senta, già che siamo su questo argomento, quali erano, per quanto a sua conoscenza, i rapporti fra Bernardo Provenzano e Vito Cencimino? Ma credo che fossero buoni, e ancora una volta il Rina criticava Provenzano? Rina criticava Provenzano che era troppo remissivo nei confronti di Cencimino. Troppo remissivo rispetto a cosa? E alle richieste, in base a quello che gli, quello che parlavano, discutevano, quello che era le loro esigenze, e spesso e volentieri il Rina ne commentava le conclusioni o commentava quelli che erano i loro contatti, dicendo che Provenzano era molto remissivo. Quindi i rapporti con Cencimino erano tenuti evidentemente quasi esclusivamente da Provenzano, non da Salvatore Rina, giusto? Ma per una questione di scelta, però alla fine era solo una questione gestionale, alla fine chi ne aveva di bisogno lo utilizzava. Non si è sentito alla bene. Fine era un problema di gestione. Forse sì, si deve avvicinare, però se state troppo vicini al microfono c'è un fruscio. Era un problema di contatti e di gestione, però poi alla fine se Rina Provenzano gli imponeva che aveva bisogno di una cortesia, un favore, chiamiamolo così, o di un'esigenza particolare, alla fine Provenzano ci andava e si faceva in quelle forme e maniere. Ho capito. Quindi quando lei dice questo riguarda la gestione del rapporto, cioè la gestione del rapporto con Cencimino era gestito da Provenzano, esatto? Precisamente, sì, precisamente. Ed era, per quanto lei sappia, un rapporto risalente nel tempo, cioè che si da diversi anni o decenni? Guardi, io sono entrato a fare parte nel 76, come già detto, e questa amicizia già c'era. Quando è nata, come è nata, questo non glielo so dire. Sì. Senta, lei andiamo a fare delle... entriamo a fare dei riferimenti più specifici ad alcuni avvenimenti durante la stagione stragista del 92-93. Lei ricorda che in particolare e rispetto a Cencimino, il ruolo svolto da Cencimino in quel periodo fu oggetto di commenti da parte di Luca Bagarella? L'unico commento che mi è rimasto impresso da parte di Luca Bagarella fu credo 94-95, più 94. E qual è? Ci stavamo interessando per la messa a posto della metanizzazione del gas di Alcamo. A un dato punto questa ditta che faceva capo a Cencimino, al figlio di Vito Cencimino, ritardava nei pagamenti del cosiddetto pizzo, della messa a posto. Gli uomini d'onore di Alcamo ne denunziavano questo ritardo. A un dato punto il Bagarella, in un momento non so di rabbia, non so che cosa gli passava per la testa, ha esternato che al figlio di Cencimino che prima o poi gli doveva rompere le corna, così gli faccio vedere io. E conoscendo i rapporti, questa situazione mi ha un po' lasciato pensare, perché per i rapporti che avevano, questa esternazione così forte, ci sarà qualche cosa che non funziona, però ancora fino a quel momento non sapevo di che cosa si trattava, che non gliel'ho chiesto neanche. E poi? E poi, dopo che io sono stato tratto in arresto nel 96 e cominciai a collaborare, trovando... No, aspetti un attimo, sì, questo sì. Poi ci arriviamo. No, dicevo, ma che le ricordi, Bagarella non fece qualche espressione ulteriore di spregiativa nei confronti... Ora non mi ricordo, ha detto questo cornuto, una cosa del genere, questa infame, una cosa del genere.
che lei durante la sua deposizione dibattimentale al processo svoltosi davanti alla Corte d'Assise di Caltanissetta il 23 gennaio 1999 e disse a disposizione delle parti il testo, pagina 108, Luca Bagarella cominciava ad esternare stupezzo di sbirro riferito al figlio di Cencimino, ricorda? Sì, confermo, era un linguaggio più a consono ai tempi. Perché questa espressione stupezzo di sbirro? Lei si diede una spiegazione dell'utilizzo di questa espressione al momento o se la diede successivamente? No, lì per lì, come ho detto, ci sono rimasto e non gli chiese per quale motivo, però mi lascia pensare perché era una situazione forte nei confronti di un soggetto in cui i loro contatti sono stati sempre forti, intensi, si figuri che proprio per Ciancimino avevano commesso reati. Questo me l'ha detto Bagarella, me l'ha detto Rina, me l'aveva detto pure mio padre, quindi per dare la posizione di una posizione forte a Cemino a livello politico. Hanno messo reati, che cosa vuole dire? Ma di quello che mi dicevano, dall'omicidio agli attentati, tipo l'attentato alla casa della dottoressa Pucci, al sindaco, se non ricordo, Martellucci, non mi ricordo. Mentre omicidio, a quale omicidio si riferisce? Qualche politico, ora non mi ricordo a chi, credo Nicoletto, comunque si parlava di qualche omicidio, intimidazione. Era forse l'omicidio del segretario provinciale Reina? Reina, sì. Può essere, sì. Prego. Quindi dopodiché loro in questo senso rivendicavano queste dispregiative nei confronti del figlio di Ciancimino e lì per lì io ci sono rimasti un po' così, mi lasciano pensare, però non gli chiesi più di tanto se sai che cosa gli ha combinato, sai che cosa gli è successo. Dopodiché nel 96 io vengo tratto in arresto, comincio a collaborare. Mentre mi trovavo all'aula bunker del Luciardone per essere esaminato, mi arriva il giornale che di solito si comprava quotidianamente e leggo in maniera sbalordita che uno dei contatti per condurre le trattative con lo Stato con riferimento alle stragi del 92 era il Ciancimino con Antonino Cinà e poi il colonnello dei Carabinieri Mori. Il fatto di Cinà non mi ha sorpreso perché sapevo da sempre che era un braccio destro di Rina nel consigliarlo in tutto e per tutto. Quando riguarda Vito Ciancimino mi ha sorpreso, non mi ha sorpreso, però ricollegai alle frasi di Bagarella che a sua volta aveva detto nel 94 sentendosi tradito in quanto non aveva portato quello che poi era, come ho chiamato sempre, il cosiddetto trattativa per il papello. E Bagarella, quando ha usato quell'espressione su pezzo di sbirro, si riferiva al padre o al figlio, Ciancimino Vito o Ciancimino Massimo? In quel momento, se non vorrei sbagliare, credo che si riferiva al figlio perché il padre era tratto in arresto. E lei, quando lesse le notizie sui giornali, lesse anche che il figlio aveva fatto da tramite per l'incontro con il padre degli ufficiali dei Carabinieri? Ora non mi ricordo, però so che in particolar modo era il padre che gestiva la situazione, non mi ricordo se il figlio era pure, però chiedo scusa per esprimere il mio pensiero, non ha poca importanza se c'era scritto o meno, perché per quello che erano le mie conoscenze, quindi facendo deduzione, il Bagarella metteva tutto il nucleo Ciancimino nel contesto, il nucleo familiare Ciancimino. Sì, sì. Senta, lei ha fatto cenno poc'anzi a quanto ha letto anche sui giornali relativamente alla cosiddetta trattativa che vi sarebbe stata nel 92, ma al di là di quello che ha letto sui giornali, lei invece cosa ha saputo mentre era, diciamo, protagonista di quella strategia stragista, di questa trattativa? In particolare, cosa ha saputo da Salvatore Rina? Ho saputo che dopo la strage del dottor Falcone, un passo indietro, credo dopo dopo l'omicidio Lima, qualche a livello locale si era fatto presente sotto qualche politico, ora non so da quale fonti, ma non escludo che fosse lo stesso Ciancimino, che volevano ereditare in qualche modo quello che era il contatto venuto meno con Lima.
successivamente con la SEM, però il RIN in quella circostanza non gli diede molta importanza. Successivamente alla strage di dottor Falcone, trovai in uno degli incontri, ora non mi ricordo con precisione dopo quanto tempo, il RIN più che soddisfatto e più che contento che si erano fatti sotto, queste sono le frasi che aveva detto lui, quindi lo Stato, chi per lui, per trattare affinché mettesse fine a questi atti intimidatori o criminali che andavano susseguirsi, che prima c'era quello di Lima, poi quello di dottor Falcone, quindi non so chi, cosa pensavano, e quindi di mettere fine a questo modo di procedere. E Salvatore Rina mi disse che le aveva consegnato un papello, facendomi la forma con le mani, di tutta una serie di richieste per poter mettere fine a questa strategia criminale. Quindi, riepilogando diciamo, i punti fermi di quello che lei ha detto, quindi questo avvenne dopo, ha detto, la strage di Capaci, sì. E quindi avvenne prima della strage di D'Amelio. Sì. Nel mese di giugno, dottor, guardi, ora non mi ricordo. Comunque, fra le due stragi, tra una e l'altra, ora, tra una e l'altra, Rina le disse che qualcuno se l'ha fatto sotto. Usò l'espressione si sono fatti sotto? Si sono fatti sotto, però in queste parole sintetiche bisognava capire pure, guardandolo nella faccia, c'è l'espressione di soddisfazione che aveva il Rina nel comunicare questo evento. Lei rimase questa frase di Rina che non venne poi più specificata meglio, giusto? Siccome le richieste bene o male si conoscevano quali erano, perché erano state sempre oggetto di valutazione o di richiesta tra me e Rina anche per altre vicende, quindi non me li hai elencati dettagliatamente. No, io non sto parlando del papello, io sto dicendo che si sono fatti sotto, a chi si potesse riferire con l'espressione si sono fatti sotto. Ah, in quel momento non sapevo, non immaginavo, comprendevo che erano persone dello Stato, quindi perché a noi interessavano in base ai contenuti contatti con persone dell'istituzione, ma fino a quel momento non sapevo chi era, né il tramite neanche il punto finale. Immediato, no, il punto finale, perché il punto finale poi alla fine l'ho saputo pure, cioè il mediatore, se era uno, due, tre, questo non lo sapevo fino a quando poi ho letto il giornale. Sì, quindi però Rina le disse quell'espressione estremamente sintetica, si sono fatti sotto, perché evidentemente era l'ultimo di un discorso che avevate fatto in precedenza. Sì, cioè Rina si aspettava che qualcuno si facesse sotto? Sì, meno male, sì, perché ripeto, tra la strage, cioè l'omicidio Lima e l'omicidio di Giovanni Falcone già ci sono stati dei contatti, ma a livello politico, nel senso che si erano fatti presenti alcuni politici locali o emissari, non so se a livello nazionale, che volevano prendere, appropriarsi di quel pacchetto di voti, appropriarsi di quello che era l'operato di Lima, e a queste richieste Rina non era tanto contento, diceva vabbè, interessa o non interessa, poi si vede. In quella circostanza addirittura, per essere ancora più concreto, mi disse che pure gli volevano portare contatti con la Lega, cioè con la Lega Nord di Bossi, ma lui questa cosa subito la spinse, o quantomeno lì per lì non gli ha dato peso. Successivamente, tra la strage del dottor Borsellino, dopo la strage del dottor Borsellino. Aspetta un attimo, sì. Fermi. Lei poc'anzi ha fatto anche riferimento a Cencimino, ora sta facendo riferimento a queste proposte relative alla Lega di Bossi. Lei ha mai saputo di rapporti fra Vito Cencimino e una Lega meridionale? No, so solo che erano parole di Rina che li volevano portare
questi contatti. Io in quel momento storico non conoscevo l'attività politica di Ciancimino, so che era stato per un periodo democristiano, poi ho avuto delle vicissitudini, non so se aveva cambiato partito, con questo non l'ho seguito. Siccome lei prima ha fatto riferimento a Ciancimino, ora ha fatto riferimento alla Lega di Bossa, volevo capire se c'era un collegamento tra i suoi riferimenti. Non lo escludo, perché ripeto, io appendevo quello che a Rina gli avevano proposto, tra le tante offerte c'era anche questa della Lega. Comunque, a prescindere dalle offerte che lui ha ricevuto, in quel periodo rimane il fatto, se ho ben compreso, che Rina si aspettava che qualcuno si facesse sotto. Perfetto. Successivamente. Quindi, quindi quando Rina le dice si sono fatti sotto, è per questo che era soddisfatto. Soddisfattissimo, ripeto, bisognava guardarlo nel viso, c'era un'espressione tutta radicalmente diversa da quella precedente. Oh. Lui ha detto che successivamente capì chi si era fatto sotto, dalla lettura dei giornali, anche dalla lettura dei giornali. Io le faccio un'altra domanda: in quel periodo, che lei sappia, c'era un altro canale di trattativa che si era aperto? Sì, ce n'era un altro che io personalmente portavo avanti, ma di qualitativamente, per quello che erano le mie conoscenze naturalmente, minore, per un obiettivo diverso. Anche perché la merce di scambio era diversa. E cioè, dica sinteticamente. Che io dovevo procurare o far ritrovare delle opere d'arte o recuperare delle opere d'arte rubate, che erano di una pinacoteca di Modena, se non ricordo male, attraverso un maresciallo dei carabinieri che aveva contattato un certo Bellini Gioia, passa questa notizia a me. Sinteticamente, però non correndo, perché se non si capisce. No, chiedo scusa. Allora, un maresciallo dei carabinieri si rivolge a tale Bellini Gaspare. Bellini Paolo. Chiedo scusa, sì. Questo signore a sua volta conosce Gioia, che erano stati in carcere assieme. Aspetta un attimo. Bellini Paolo a sua volta conosce Gioia, nome e cognome? Gioia Antonino. Chi era Gioia Antonino? Uomo d'onore della famiglia di Altofonte. Benissimo, che erano stati insieme in carcere, sì. Bellini e Gioia. E cosa dice Bellini a Gioia? Che a un dato punto bisogna recuperare queste opere d'arte. Perfetto, dice se c'è la possibilità, si presenta con una busta gialla piena di fotocopie che di tutti gli oggetti, quadri o altre opere d'arte che erano tutti stati rubati, e quindi se c'è la possibilità di poterle recuperare e quindi di poter scambiare con lo Stato in soldi un altro materiale. Con soldi, quindi fini. Eventualmente lo scambio sarebbe stato recuperare le opere d'arte in cambio di soldi. O soldi o altri fini. Benissimo. Questa cosa Gioia viene a riferire a lei? Sì. E lei cosa dice Gioia? Io prendo tempo, dico, lì per lì, siccome scompetente della materia, non capivo l'importanza della circostanza offertami, mi sono rivolto, ho preso tempo, ne parlai con Rina, e Rina invece mi ha dato l'ok di poter proseguire questa trattativa. E cosa le disse Rina? Cosa avreste voluto chiedere eventualmente? Io ho chiesto dei benefici carcerari per mio padre, per Pippo Calò, per Giuseppe Giacomo Gambino e Giovan Battista Pullarà. In base ai ragionamenti che io ho fatto, cioè in base a quello, sto andando sinteticamente, nel senso dopo due o tre contatti con questo signore, alla fine dice che potevano concederci se noi recuperavamo quegli oggetti o altro materiale, che necessariamente doveva essere quello, o anche altro materiale sempre di livello culturale appartenente allo Stato, quindi recuperare delle opere d'arte, in cambio ci venivano barattati con queste concessioni. Benissimo, questi contatti, questi incontri che Bellini ha avuto con Gioia, lei ha avuto con Gioia la prima, la seconda e la terza volta, prima di arrivare all'ambasciata, ne parla con Rina, poi gli dà la risposta, poi arriva l'altra risposta, in che arco temporale si svolgono? Il contatto parte credo nel 91, inizio 92, non mi ricordo con precisione. Questo particolare frangente è proprio nel periodo delle stragi, comincia a gennaio, febbraio e poi si conclude, credo... Arriva sino al periodo proprio delle stragi, a cavallo tra le stragi? Sì, eravamo in quella, c'era, era
possiamo dire, per avere, dopo la sentenza del Maxi 1, che aveva cominciato questa attività. Dopo la sentenza della Cassazione, sì, del Maxi 1 del gennaio 92, perfetto, iniziano questi, perfetto, questi contatti che si protraggono fino all'estate del 92? Sì, poiché il credo il Bellin non si è fatto più trovare, no, perché credo non fosse più. Vabbè. Come si è chiusa questa cosa? Non si è chiusa? No, non si è chiusa perché, ripeto, poi per un modo, uno, il Bellin non, si è, non è stato più possibile trovarlo, i Gioia poi è entrato in arresto. Però c'è una mezza conclusione, si fu che non abbiamo accettato. E cioè? Che abbiamo offerto delle opere d'arte che a sua volta avevamo trovato tramite Messina Matteo Denaro di Trapani, e le volevano concedere solo le arresti domiciliari per mio padre. A quel punto abbiamo rinunziato. E questo chi la fece questa offerta? Sempre, io, lei l'ha saputo da Gioia, cioè, che l'aveva saputo da Bellini, sì, che l'aveva saputo da questo maresciallo dei Carabinieri? Sì, il suo tramite, non... Lei sa il nome di questo maresciallo dei Carabinieri? Sì, lo sapevo, però in questo momento non me lo ricordo. Cominciava con la B, buon anno, buon marino, una cosa del genere. E il maresciallo Tempesta? Può essere, sì. Lei sa con chi fossero i superiori del maresciallo Tempesta, col quale il maresciallo era in contatto? No, fino a quel momento no. Me lo ricordo perché in questa busta gialla c'era il nome del... di questo agente, cioè di questo maresciallo. Fino a quel momento no, lo ha saputo poi? Sì. E cioè? Successivamente, quando poi o in sede processuali o non mi ricordo, comunque, che sia l'una che l'altra, alla fine quello che coordinava, dirigeva l'operazione era il generale Amore. Quindi anche il terminale di questi contatti era il maresciallo Tempesta con Bellini e il generale Amore. Sì. Senta, torniamo alla... quindi a quella frase del si sono fatti sotto, quindi si sono fatti sotto, e in quella circostanza stessa che Rina fece riferimento al papello. Sì, fu che io sono in uno dei tanti incontri avvenuti in quel periodo, lo trovai tutto soddisfatto, contento che aveva ottenuto il risultato, e qui gli aveva stata questa richiesta che già lui gli aveva mandato la risposta, facendomi col segnale che gli aveva fatto un papello così grande, con tutta una serie di richieste che bene o male io conoscevo, senza scendere nei dettagli. Sì. Quindi questo papello a cui fece riferimento Rina avvenne, lei riesce a collocarlo nel tempo rispetto ai contatti che invece lei teneva con Gioia sull'altra trattativa, diciamo così, la trattativa Bellini? Cioè prima, dopo, l'uno, l'altro? Ma c'è stato un momento che si sono... Sovrapposti, sì. Però non mi ricordo. E come mai, scusi, per capire meglio io, come mai Rina allora non affidò a lei il papello, invece lo gestì per un altro canale? Perché il canale fece il contatto era una fonte diversa, quindi un canale diverso, e non c'è necessità di rivolgersi a me. Dipende da chi gli era arrivata la proposta. Ma è come se la trattativa che avevo in mano io la davo a un altro. Lei ha detto giustamente prima che la trattativa che gestiva lei era una trattativa, lei ha usato il termine minore, insomma una cosa del genere, perché in realtà si trattava di un recupero di opere d'arte, questo era quello che voi potevate offrire in quella trattativa. Nell'altra trattativa Rina che cosa offriva? La rinuncia alla strategia stregista? Sì, le parole precise erano per finire questi omicidi o stragi, ora a questo tipo di procedere. Questo modo di procedere. Senta, lei ha mai saputo se vi sia stata delle interferenze o dei collegamenti fra la trattativa e l'accelerazione della strage di Via D'Amelio? C'è stato, ripeto, che qualche volta, purtroppo siamo esseri umani, scappa qualche pezzo. In un incontro successivo trovai Rina sempre contento di questa trattativa, però meno
meno contento perché si perdeva tempo, credo, nella risposta. Lo vedevo meno, un po' atteso, un po' nervoso. Però non si approfondì di tanto perché lui rimaneva nell'attesa. Successivamente, ora non mi ricordo con precisione, mi ha detto che questa trattativa a un dato punto si era arenata e che bisognava aspetti. Sì, questa trattativa si era arenata e è finita, non se ne parlava più. Successivamente, credo dopo la strage del dottor Borsellino, ritornando sull'argomento, senza bisogno ogni volta ripercorrere tutta la circostanza, che bisognava dargli farsi un altro colpetto per far ritornare questi signori, chi erano, a trattare. E si era progettato la strage per il dottor Grasso, l'attuale capo della DDA, Direzione Nazionale Antimafia. Senta, quindi ad un certo punto si era arenata la trattativa, prima della strage di Remedio? Non ho capito questo. C'è stato un primo sintetico contatto prima, poi successivamente più un po' più aperta, senza, ripeto, ripercorrere quanto era stato detto prima. E lei capì perché si era arenata? E perché le richieste erano assai, io più di volta ho detto esose, le richieste erano tante, quelli le volevano dare qualche contentino e lui, l'Irina, ci ha rinunciato. Quindi le richieste che venivano dal papello di Irina erano eccessive, sì. Perciò furono respinte. Senta, e quale fu, se lei lo sa, la posizione di Provenzano rispetto a questa trattativa? No, io la posizione di Provenzano non la so perché, ripeto, avevo solo contatto con Corrina. Da quel momento, quindi, lei ha detto si doveva fare, Corrina pensa di fare un altro colpetto che serviva a lui per far accettare le sue proposte, quindi lui non cambiò il contenuto del papello, insisteva perché dovesse essere accettate tutte le sue richieste. Sì, sì, non cambiando di una virgola. Come mai poi non si andò avanti nel progetto di attentato al dottor Grasso? Ma perché ci fu che io ho preso questo impegno, o meglio questo incarico, di portare a termine questa situazione, a un dato punto per un problema logistico, in quanto dove si era progettato di procedere all'attentato, erano sorti dei problemi quando c'era una banca e si rischiava nel collocare l'ingegno, la ricevente del telecomando, attraverso c'è questa banca, la banca collegato con la caserma o altre forze di polizia, quindi anche loro, basandosi su frequenze, poteva innescare. Quindi una ragione tecnica operativa. Sì, diciamo. Sì, perfettamente. A quel punto abbiamo desistito. Io, ma non perché ero oggi, mi trovo in questa posizione. Capito questa cosa, in un stesso senso non ho voluto insistere più di tanto, gli ho fatto presente il problema e non ho detto possiamo farlo qua, non ho insistito più di tanto e che abbiamo chiuso l'argomento. Sì. Senta, quindi su quella trattativa poi non si andò più avanti, fino all'arresto di Rina. Non si è più avanti perché poi c'è stato un bel po' di tempo che io con Rina non mi ci sono più visto, quantomeno non ci siamo incontrati più, ripeto, quasi a fine anno. Finiamo sino all'arresto, quindi sì. Rina. Dopodiché lei sa se la trattativa venne ripresa dopo l'arresto di Rina? Io, dopo l'arresto di Rina, si era fatto un piano d'accordo con Luca Bagarella, in quanto conosceva bene o male qual era il nostro progetto, assieme a Fedele Graviano, assieme a Matteo Denaro e qualche altro, di poter portare questa strategia avanti, sempre per ottenere qualcuno che venisse a cambiare. Però, ripeto, fino a quel momento ancora non conoscevo io i tramite. Quindi si va avanti. Dopodiché viene arrestato Gioia Antonino, e attraverso il fratello manda a dire
di fermarci perché tutto quello che si era discusso risultava nell'intercettazione in via Oghetti, e io a Bagarella gli avevo detto di fermarsi, invece a me non mi hanno dato ascolto e loro hanno continuato nelle cosiddette stragi del 93-94. Io ci rientro con l'attentato, il mancato attentato a Salvatore Contorno. Sì, ma la mia domanda era un'altra, cioè volevo capire se dopo l'arresto di Rina la posizione, diciamo, di Provenzano cambiò in un certo qual modo rispetto alla prosecuzione della strategia stragista. Cambiò, gli posso assicurare, al solito, non nella sostanza ma nella forma, perché lui non voleva che si mettessero in atto attentati dinamitardi, ma lui voleva raggiungere lo stesso obiettivo in altri risultati. È vero che Bagarella gli ha fatto un commento, dice, a un dato punto ci mette che lui insisteva nel fare questi attentati, si sono messi d'accordo, dice, fuori dalla Sicilia potete fare quello che volete, e beh, Bagarella gli faceva, ti metto un cartellone e tu dici che di questa cosa non ne sai nulla, qualcuno se ti chiede dovesse chiedere. Benissimo, l'ha detto molto sinteticamente, non lo spieghi bene. Quindi ad un certo punto, vediamo se è ben compreso, Provenzano e Bagarella non sono d'accordo sulla prosecuzione della strategia stragista, nel senso che Provenzano è contrario, ma poi raggiungono un accordo. Nelle formalità è contrario. Nella forma è contrario. Perfetto. Raggiungono un accordo nel senso che si accordano, tra virgolette, che le stragi, le bombe si possono continuare a mettere, ma non più in Sicilia. Provenzano ottiene questo. Perfetto. Esatto. Precisamente. Bagarella, quasi lei ha detto, irridendo Provenzano, gli dice cosa? Gli dice la frase, si mette siciliano, il cartellone. Siciliano, se qualcuno ti domanda di questi attentati, cioè, ti metto un cartellone davanti e senza bisogno che nessuno ti chieda, gli dice io degli attentati non ne so nulla. Questo era il senso. Che Bagarella dice a Provenzano. Esatto, per giustificarsi a questi attentati, se qualcuno tipo il riferimento era. Questa posizione di. Sì, è chiarissimo. Questa posizione di. Dissenso, diciamo così, che Provenzano assume nel 93, l'aveva mai assunta nel 92? Cioè, aveva mai assunta fin tanto che Rina era libero? O l'assume soltanto dopo l'arresto di Rina? No, ma l'assume in maniera più forte, cioè più manifesta? Più manifesta in quanto era diventato lui il capofamiglia, il capomandamento per un accordo all'interno della loro famiglia. Quindi potremmo dire che fa venire fuori un dissenso che prima non aveva mai apertamente manifestato. Ma per motivo di ruolo, no? Perché lui non lo voleva. Per un fatto formale, sì, un fatto di forma. Dopodiché, quando qui lui assume questo ruolo e quindi deve dare spiegonte ragione a qualche altro. Prego. E Bagarella invece lo contesta e quindi si va avanti. Presidente, scusi, noi abbiamo un processo che è datato 1995, qui siamo arrivati al 2003-2004, cioè siamo lontani 100.000 miglia dall'oggetto del processo. Ma qua perché stiamo parlando delle stragi 94-93. Ma qui l'oggetto del processo è completamente diverso, la mancata cattura di Provenzano nel 95. Sì, ma il capitolato avvocato PM arrivare a quello che sono i suoi scopi, diciamo. Quindi. Nel capitolato ha messo avvocato inserito questo specifico punto. Stavo dicendo, prima che l'avvocato mi interrompesse, spero di aver perso il filo, così avrebbe raggiunto l'obiettivo. Sto scherzando. Dicevo, quindi questo mutato atteggiamento di Provenzano fu oggetto di commento da parte di Bagarella? Sì, quello che ho specificato poco fa. Nel senso no, che... le faccio una domanda, diciamo, più diretta allora. Vennero mai sospetti a Bagarella o ad altri che l'arresto di Rina fosse stato in qualche modo attribuibile a soffiate all'interno di Cosa Nostra? Sì, ci sono stati commenti, ma mai presi sul serio. Intanto allora ci parli di questi commenti. Addirittura prese come tragedie, cioè ci fu addirittura, non mi ricordo chi lo portò la notizia, che la moglie di Provenzano si era incontrata con un capitano dei carabinieri e tutta un'altra serie di piccoli spifferi, però ripeto che non si andava oltre a questa circostanza. Cioè, chi la riferì questa circostanza?
che addirittura la moglie di Bernardo Provenzano si era incontrato con un capitano, con un personale dei carabinieri. Sì, ho capito, l'episodio l'ho capito, non ho capito chi era la fonte di questa notizia, cioè chi commentò, chi portò questa notizia. Se non ricordo male la portò mio cugino Santi Pollarà, che l'aveva saputo da un maresciallo dei carabinieri che apparteneva al Rosso, una cosa del genere. Comunque fonti dell'arma erano queste notizie che arrivavano così in maniera molto generica. Ma mai presa in considerazione. Al di là di questo specifico episodio, vi furono quindi anche in relazione, ripeto, al mutato atteggiamento di Provenzano sulla prosecuzione della strategia stragista dopo l'arresto di Rivina, furono tratti elementi di convincimento che Provenzano potesse avere in qualche modo influito sulla cattura di Rivina? Ma io osservavo molto Bagarella e lui non ha mai avuto questo tipo di dubbi, però non li posso escludere, anche perché poi ci sono altri fatti, sempre nella cattura di Rina il Bagarella ebbe a avere delle esternazioni, perché si è saputo, e precisamente dopo il suicidio del maresciallo Lombardo è venuto fuori qualche altro elemento, e dove Bagarella cominciò ad avere qualcosa che non li quadrava più. E allora spieghi questo passaggio. Tipo quando il maresciallo Lombardi si è suicidato, che risultava una delle persone che aveva arrestato Rina, le modalità come si c'era arrivato, magari la prima esternazione che lo doveva uccidere, e poi commenti di tipo che questo signore era vicino a soggetti di Partenico, queste persone vicine a Bernardo Provenzano, quindi deduzione su deduzione, quindi poteva essere... Allora, vediamo queste deduzioni che non sono sue ma sono di Bagarella, perché lei non sa su che cosa fondava questa deduzione Bagarella. Quindi intanto il fatto, Bagarella era convinto, ad un certo punto lui ha detto che Maresciallo Lombardo avesse avuto un ruolo attivo nella resurina, esatto? Sì, no, avesse avuto, ha appena appreso che avevo avuto un ruolo, dice se avesse averlo saputo prima invece di suicidarsi l'avrei andato a uccidere io. E questo è il primo punto. Secondo punto, come Lombardo aveva appreso queste notizie relativamente, che avevano condotto alla cattura di Rina? Lei ha fatto riferimento a un certo Brugnano. Chi è questo Brugnano? Brugnano, personaggio di Partenico, ha detto Brugnano successivamente. Brugnano, che è il suo soggetto, poi viene anche ucciso. Aspetta, viene ucciso arrivato dopo. Chi è questo Brugnano? Un uomo di Partenico? Nome e cognome, per favore. Brugnano, credo Salvatore, non mi ricordo. Una persona molto vicino a Padre Agostino Coppola e molto vicino a Francesco Lo Iacono. Tutte e due persone vicino a Bernardo Provenzano. Punto di riferimento di Bernardo Provenzano. Benissimo. Quindi Bagarella, sulla base di questi fatti o di notizie di cui che lei non sa, giunse a deduzione che Brugnano potesse essere stato l'informatore di Lombardo che aveva portato la cattura di Rina, questa è la domanda. Sì, lo sappiamo tutti su Partenico che Brugnano e Lombardo erano mai tempi della sofisticazione del vino, cioè c'era un'amicizia, una conoscenza data nel tempo. Brugnano aveva detto poi venne ucciso, chi deliberò l'uccisione di Brugnano? La volontà era di tutte, però anche questa morte ce la siamo ritrovata così sulle mani, le supposizioni sono state diverse, ma non c'è stato mai una certezza. Abbiamo deduzioni che l'abbia potuto commettere. E cioè? Si pensava ai Coppola, si pensava a qualche altro, però fondamentalmente ai Coppola. Ma che potesse essere un omicidio in qualche modo collegato alla vicenda della resurina? Che era un confidente che aveva avuto un ruolo nell'arresto di Rina, che grado, ripeto, il fatto che noi volevamo, in particolar modo io, che credo Bagarello era stato arrestato in arresto o era prima o dopo, lo dovevamo prendere vivo per poterlo interrogare, però c'è chi ha preceduto questa operazione. Senta, il giorno dell'arresto di Rina lei dove si trovava? Il giorno dell'arresto di Rina... c'era un appuntamento con tutti i capimandamento, quasi tutti, perché si doveva fare il punto della situazione, e mi trovavo precisamente di fronte
Città Mercato, che aspettavo qualcuno che mi venisse a prendere. Quindi lei doveva partecipare a una riunione con Rina? Sì. E assieme a lei chi doveva partecipare? C'era Luca Bagarella, nel frattempo dovevano arrivare i fratelli Graviano, o non so se tutti e due o uno, con Giuseppe sicuramente, e altri soggetti, però non so chi. Quando lei, come ha preso la notizia del resto Rina? È quasi in diretta, perché è venuto nel frattempo Biondo, Salvatore detto il Corto, ci avvicinò, che eravamo all'interno del bar, dicendo andate, che è successa una disgrazia. Lì per lì non avevamo capito, e con un minimo di approfondimento chiedendo a lui di che cosa si tratta, dice forse l'hanno arrestato. A quel punto, senza andare oltre, ci siamo messi in macchina e ci siamo tornati ognuno per i fatti suoi. Successivamente, come lei ha appreso del rientro dei familiari Rina a Corleone? È al corrente, è stato messo al corrente di questa vicenda? Cosiddetta mancata perquisizione del covo? Ne sono stato l'autore, in quanto subito dopo... Autore di che cosa? Del trasferimento, dei familiari, sì. Subito dopo l'arresto, d'accordo con Bagarella, dice cosa devo fare con mia sorella, lui pensava a sua sorella e ai suoi nipoti, quindi abbiamo organizzato come poterli fare rientrare. E lì per lì, non potendo noi avvicinarci alla casa, abbiamo organizzato come poter fare. E abbiamo fatto due cose: da un lato ho mandato a chiamare Giovanni Sansoni, il genero di Cancemi Salvatore, in quanto cugini dei proprietari Sansoni, o quantomeno i tenutari di Rina Salvatore. E da un lato io mando a chiamare un mio paesano Monticciolo Giuseppe, affinché andasse a chiamare Giovanni Grizzaffi, nipote di Salvatore Rina, ma non lo trovo, e trovo a Francesco, in modo che, per dire, ho visto in televisione che è stato arrestato mio zio, vedendo dalla televisione dove era e dove non era, mi ci sono recato, ma questo fatto non avveniva, e quindi dovevamo trovare una forma come poterlo fare arrivare. Il Francesco Grizzaffi non se l'è sentita di affrontare questo, di andare a casa di suo zio, e se ne tornò in paese. Noi abbiamo trovato diversamente, abbiamo trovato un'altra strategia, in quanto attraverso Giovanni Sansone li abbiamo fatti uscire, ce li siamo caricati in macchina, cioè se lo sono caricati in macchina, hanno fatto un primo travaso, il Sansone, o non so chi materialmente li ha prelevati da casa al primo incontro, dove li ha preso Gioia Antonino e Gioacchino La Barbera, che a sua volta, caricati nella loro macchina, li hanno portati alla stazione e fatto prendere un taxi. Senta, lei poi, come le chiedevo prima, ha poi saputo del fatto che la perquisizione nella casa di Rina venne fatta molte settimane dopo rispetto all'arresto? Sì, molto dopo, e il primo commento fu, c'ero io, Bagarella e qualche altro, ripeto, sono passati tanti anni, che il primo blitz, il Bagarella dice, ma c'è per distogliere l'attenzione, non so, comunque una cosa che Rina dice, ma è una buffonata, dice, ma che stanno facendo? Queste erano le parole espresse per rendere chiaro. Lei si riferisce a una perquisizione che venne fatta in un altro luogo, cosiddetta perquisizione del fondo Gelsomino? Perfetto, ma dopo tanto tempo. Non si capiva per quale motivo. Nel frattempo noi abbiamo avuto il tempo di fare togliere tutta la biancheria, tutto quello che c'era all'interno, quello che era possibile, e quando mi fu comunicata questa cosa, che l'impegno si era preso Angelo La Barbera, uomo della famiglia di Bocca di Falco, e mi aveva detto che quello che era oggettistica l'aveva presa tutta, quello che era vestiario, pellicce e quant'altro, un corredo che aveva avuto a suo tempo, dice che non è stato possibile uscire, gli hanno dato fuoco, e il Bagarella a questa cosa si è molto arrabbiato. Sì, no, io la domanda che le facevo era un altro, se la sede oggetto di commento il fatto che non era stata fatta un'immediata irruzione nella casa. L'oggetto, nel senso che non si capiva per quale motivo si perdeva tempo, al punto che noi abbiamo potuto fare questa operazione. Questo era. D'accordo. Per il momento il pubblico ministero non ha altre domande, non so se tu hai qualche domanda.
Non so se lei ha chiarito bene esattamente, lo ha già detto in vari dibattimenti, ma non sono state acquisite al fascicolo del dibattimento le sue dichiarazioni che si trovano nel fascicolo del Pubblico Ministero. Qual era, per quanto lei sa esattamente, il contenuto delle richieste contenute nel papello di Riina? Ma quelli che erano i nostri discorsi era prevalentemente il macchissi processo e in particolar modo l'ergastolo, cioè cioè il ritorno in Cassazione, rifare il macchissi processo, in particolar modo eliminare l'ergastolo, le misure prevenzioni, cioè sequestro dei beni, alcuni processi singoli appartenenti ai marchesi, Antonino Marchese in particolar modo, e tutta un'altra serie di richieste. In quel momento non si parlava del cosiddetto 41 bis. Sì, senta. L'applicazione della legge Gozzini. Legge Gozzini anche mafiosi. Sì. Senta, forse si è persa una domanda che avevo fatto e lei è andato avanti e non ha risposto pienamente alla mia domanda. Cioè, le avevo chiesto prima se lei ha saputo di una accelerazione della strage di Viramenio e se sa le ragioni di questa accelerazione. No, le ragioni dell'accelerazione... Allora, innanzitutto sa che c'è stata un'accelerazione? No, so solo semplicemente che a un dato punto avviene questa strage, io non sapevo che c'era, si doveva commettere un reato, un fatto, però non sapevo qual era, e anche io sul fatto esecutivo sono stato preso di sorpresa. Vabbè, io non ho altre domande, forse prosegue il collega con altro paio di domande, ma siamo, Presidente, verso la conclusione dell'esame. Allora, innanzitutto buonasera, signor Brusca. Buonasera. Senta, lei ha detto che è stato colto di sorpresa dalla notizia della strage di Via D'Amelio, giusto? Come fatto esecutivo. Come fatto esecutivo. Sì. Allora, intanto, poc'anzi lei ha detto che nell'occasione in cui Riina manifestava particolare soddisfazione aveva parlato della trasmissione delle richieste, il cosiddetto papello, e anche di una risposta. Lei ha detto così, aveva fatto delle richieste e aveva ricevuto anche una risposta. Ho capito bene? La risposta successivamente, nel mezzo di Luna c'era un'attesa che lo rendeva un po' nervoso, però la richiesta era stata affrontata, cioè resa al mittente, al committente. Nel frattempo c'era stata questa attesa che non arrivava la risposta. La risposta, quando è arrivata, era che le richieste erano tante. Quindi lei ha avuto più colloqui con Riina a proposito delle richieste fatte con il papello? Sì, se non c'era bisogno ogni volta di ripercorrere tutto quello, però in maniera molto sintetica lo affrontavamo per dire a che punto è. E allora, prendendo come data, come punto di riferimento temporale la strage di Via D'Amelio, 19 luglio del 92, ci può dire appunto quando Riina le parla delle richieste e quando le dice che la risposta era in parte negativa perché le richieste erano troppo esose? Guardi, i tempi sono molto ristretti, ora non vorrei sbagliare, come più volte ho detto, è difficile collocarli, però siamo prima o dopo, però sono sicuro che è iniziato dopo la strage del dottor Falcone. Da lì in poi i tempi, prima o poi, ora non glielo so indicare con precisione. So semplicemente che è successo, una richiesta, un rifiuto, una richiesta, cioè una richiesta di portare a termine un atto dopo la strage del dottor Borsellino, un'altra richiesta di attentato per poter far ritornare a chi di competenza a trattare, e quindi quelle richieste avevano in qualche modo, per quello che erano i discorsi tra me e Riina, in generato delle aspettative, ecco.
posto che lei ha detto che certamente la richiesta è precedente alla strage di Via D'Amelio, le chiedo, è in grado di dire se la risposta parzialmente negativa è intervenuta prima o dopo la strage di Via D'Amelio? Lei ora ha detto interviene tutto in un lasso di tempo piuttosto ristretto. Io le chiedo se è in grado di dire se questa risposta, diciamo, parzialmente negativa, usare le sue stesse parole del fatto che le richieste erano troppo esose, se lei è in grado di dire se avvenne, questa risposta venne data, venne a conoscenza di Salvatore Riina prima o dopo la strage di Via D'Amelio? Se non ricordo male, prima, non vorrei sbagliare, ma ripeto, prima, però se non, se è successo dopo, ma sarà stato qualche giorno, ma sicuramente prima. Comunque il periodo è quello. Sì. Per capire, cioè l'altra richiesta, non è che si mette in atto a ottobre-novembre, però già a settembre, dopo il mese di agosto, perché c'è stato un momento di stasi, già a settembre è stata richiesta di dare un altro colpetto per portare, accelerare, portare a termine, cioè far ritornare chi di competenza a trattare. Ho capito. Senta, la strage Borsellino, lei ha detto, mi sorprende come fatto esecutivo. Sì. Allora, io le chiedo, lei ha già premesso nella prima fase del suo esame di essere stato esecutore della strage di Capaci, giusto? Sì. Allora, io le chiedo se in quel momento storico, nel 92, erano state determinate anche altre azioni omicidiarie e se rispetto ad altre, lei dice, perché è rimasto sorpreso del fatto di Borsellino come fatto esecutivo? Perché? Cioè, che cosa vuol dire? Per quelle che erano le sue conoscenze, doveva essere fatto dopo, doveva essere fatto dopo rispetto ad altri omicidi? No, perché c'erano già stati prestabiliti, predisposti o preordinati altri obiettivi da colpire, quindi poteva essere uno, poteva essere l'altro. Per questo dico, non mi ha colto di sorpreso il dottor Borsellino, perché tre giorni prima, non mi ricordo con precisione, il biondino mi dice che siamo sotto lavoro e mi ci mette a disposizione. Non gli chiedo che cosa state facendo, perché come non per motivo di delicatezza, sia lui nei miei confronti, io viceversa. E quindi mi sorprende perché ci potevano essere altri obiettivi da colpire, però c'era pure, e questo credo ho dimenticato, ma l'ho detto in altri processi, un po' di fermo c'era stato, un'attesa c'era, un fermo per poter continuare in questi attentati criminosi c'era stato. Lei, per intenderci e per essere più precisi, dopo la strage di Capaci, l'uccisione del dottor Falcone, della dottoressa Morvillo e degli agenti di scorta, aveva avuto l'incarico di uccidere, di preparare altri attentati? E se sì, è stato stoppato poi a un certo punto su quegli incarichi? Lì per lì avevamo problemi all'interno di Cosa Nostra, e puntualmente li ho portati in quanto Salvatore Riina mi aveva dato l'incarico di eliminare Vincenzo Milazzo. Per quanto riguarda invece obiettivi dello Stato, contro lo Stato, era stato fermato, quindi fermarci in attesa di novità, questo è quello che intendevo dire poco fa. E in particolare lei aveva cominciato a preparare qualcuno di questi delitti contro obiettivi dello Stato, come dice lei? Avevo preparato le attrezzature e il materiale, però si poteva predisporre per uno o per l'altro. Dopo avevo cominciato, io già avevo sotto, fra virgolette, sotto mano il dottor Grasso, però non si è stabilito subito di agire. Successivamente a settembre, o quando fu, si è dato il via per il dottor Grasso. Senta, però lei quando è stato sentito nell'ambito del procedimento Agata Mariano più 26, cosiddetto Via D'Amelio Ter, udienza del 23 gennaio 1999, rispondeva in questo modo, pagina 84. Pubblico Ministero le chiedeva, mi dica una cosa, tra questi vari progetti di cui lei ha parlato, furono stabilite delle priorità come urgenza? Cioè questo lo dobbiamo fare prima, questo lo dobbiamo fare eventualmente, questo lo dobbiamo fare dopo?
e lei ha risposto: quell'urgente era il dottor Giovanni Falcone, poi aveva avuto l'incarico per uccidere l'onorevole Mannino. Questo incarico mi è arrivato, lo stop da parte di Salvatore Biondino. Sì, confermo, beh, purtroppo sono passati tanti anni e qualche cosa scappa, sì, confermo. Però ripeto, lo stop c'era stato, non ricordavo l'obiettivo da portare avanti, però... Ora lo può confermare? Sì, confermo, mancava l'obiettivo da scelto, ma lo stop lo confermo, come detto poco fa. E adesso che le ho letto anche questa sua dichiarazione... Sì, sì, sì. E mi dica una cosa, siamo nel periodo precedente Via D'Amelio? Precedente a Via D'Amelio, sì. Senta, almeno per il momento, un'ultima domanda. Lei poc'anzi ha detto ha parlato di due situazioni, chiamiamola trattativa, quella riguardante Bellini, maresciallo Tempesta, e poi ha parlato di quest'altra trattativa del Papello e ha detto testualmente, me lo sono annotato, di livello qualitativo ben superiore. Sono quindi due cose, due trattative distinte e separate? Sì, hanno, per quello che è il mio modo di pensare, hanno due percorsi diversi, due qualità diverse. Però lei poi ha detto, e questo è, intanto due qualità diverse perché? Perché la richiesta da parte di Cosa Nostra, quindi mia, era per la detenzione domiciliare per quattro soggetti in cambio di opere d'arte. Dall'altro lato c'era invece un'altra richiesta più ampia nell'interesse di tutta Cosa Nostra, poi con fatti specifici, in cambio di fermare con la strategia stragista. Questo era il fine del discorso tra Rina e chi per lui. Senta, poi lei ha detto, però poi ho saputo, e ora questo lo dovrebbe chiarire, che con riferimento ad entrambe le vicende il terminale era coinvolto ha detto colonnello Mori. Chiedo scusa, non il terminale, uno dei mediatori ha detto. Uno mediatore, perché il terminale, l'ho detto, cioè il fine di queste richieste, Rina me l'aveva detto, non sapevano chi era il mediatore, il tramite, se era uno o più soggetti. Scusi. Poi in fase processuale ho saputo che uno degli anelli di congiunzione è il generale Mori. Allora, intanto deve spiegare bene, anche per avere contezza, da che cosa ha saputo a livello processuale che uno dei mediatori di queste situazioni era il colonnello generale Mori. Che, come ho detto, ripeto, ora non mi ricordo perché sono passati più di 10 anni, 13 anni, 12, ora non mi ricordo, che nella trattativa del cosiddetto Papello avviata nel 92 c'era Scinà, che non mi ha sorpreso per niente, Ciancimino neanche, e mi ha sorpreso di mezzo il colonnello Mori, non tanto per carità, perché faceva il suo lavoro, tanto di rispetto, ma per quello che era Cosa Nostra, e quindi tu gli avevi fatto una guerra, quindi vai a trattare con cui ti sei sempre fatto la guerra, questo era sotto un profilo morale, così, se così si può dire, ma da parte di Rina, che pur di ottenere un beneficio, siccome sono convinto che lui sapeva, pur non avermelo detto, quindi questo mi stranezza, dico, guarda, pur di ottenere un beneficio, perché lui in quel momento storico, chi non lo sapesse, era solo condannato all'ergastolo per il macchessi 1, ma è fare il patto con il diavolo, fra virgolette. Il diavolo era Mori? Chiedo scusa, nel senso, secondo, no, sì, vabbè, sì, sì, secondo sì. La sua... Era il ragionamento... Dal punto di vista di Cosa Nostra? Sì. E che vuol dire che lei ha detto, appunto, era uno dei mediatori perché il terminale lo sapevo? Che vuol dire? Il terminale, quindi mediatore rispetto a un terminale, cioè lei è venuto a conoscenza, che vuol dire il terminale lo sapevo? Non voglio suggerirle risposte. Sì, sì, no, capisco benissimo. La richiesta finale, cioè Righina mi aveva detto dove era andata a finire a livello politico, a livello istituzionale, a livello di ministero, dove è andata a finire la richiesta.
rappresentante dello Stato, ecco. Ma le fece anche sì. Il nome? Sì. E chi era? Mi chiedo scusa, mi avvago della fortuna a rispondere perché non so che non ci sono indagini in corso, quindi attualmente fino a pochi giorni fa sono stato interrogato sul punto, quindi anche se è pubblico però non intendo farlo. No, lui lo sa. Non lo so, chi ce l'ha questa indagine? Io posso, noi possiamo fare domande in questo momento, sì. Prendiamo... Io voglio semplicemente sapere, quindi le è stato fatto, espresso riferimento al fatto che... Attualmente ci sono indagini in corso, di mantenere il riservo. Ma intanto Rina le indicò anche il terminale, sì. Di quella vicenda di cui, secondo il suo ragionamento, Mori fece soltanto il mediatore. Sì. Ho capito. Senta... Soltanto una... Non è più che una contestazione, visto che lei è stato poc'anzi un po' più impreciso, nel senso che rispetto alla risposta parzialmente negativa che arrivò sul contenuto del papello, lei ha detto che è avvenuto tutto in un lasso di tempo piuttosto ristretto. La domanda, cioè l'istanza con il papello sicuramente prima della strage di Via D'Amelio, la risposta ha detto credo pure prima, però non sono sicuro. Allora io le dico questo, signor Brusca, che lei, interrogato il sempre 23 gennaio del 99 nell'ambito del processo Via D'Amelio Ter, ha detto... Pagina 101. Lei dice che Riina in quell'occasione, nel giugno 92, dice si sono fatti sotto. Gli ha fatto anche il segno, un papello di richieste così. Brusca Giovanni, chiedo scusa, dottore Di Matteo, mi ci sono sempre visto. È arrivata la risposta subito, dicendo che erano troppo esose e che non potevano accontentare tutte quelle richieste, che è la stessa cosa che lei ha detto poc'anzi. Il pubblico ministero le chiedeva dopo quanto tempo e lei ha risposto... in termini di certezza, cioè sempre prima della strage del dottore Borsellino, a distanza di una settimana, 10 giorni, 15 giorni, è stato brevissimo il domanda e risposta. La lettura che le ho fatto è semplicemente perché lei in quella occasione si è espresso in termini di certezza sul fatto che la risposta parzialmente negativa era arrivata prima della strage di Via D'Amelio. Oggi aveva avanzato qualche dubbio. Dubbio, chiedo scusa, forse... Può confermare, cioè... Sì, confermo e chiarisco. Cioè, il contatto con me è venuto, non mi ricordo se prima o dopo, il commento tra me e Riina, che la risposta era arrivata prima, questo confermo quello che ho detto in ambito processuale. E il mio incontro con Riina, non mi ricordo se fu prima o dopo, ora non, questo non... Però Riina le disse che sia la presentazione del papello che la risposta parzialmente negativa erano arrivati prima della strage di Via D'Amelio. Sì. Ci siamo intesi sì. Bene. Questo è il suo ricordo preciso. Sì. Presidente, per il momento credo che non ci siano altre... Non ci sono altre domande, poi eventualmente vediamo dopo il controesame se è necessario porne altre. Però sono le 4 meno 10, siamo in udienza da parecchio, siamo stanchi, ci sono problemi, se mi dite che dura 5 minuti, allora vabbè, se mi dite che dura di più, allora lo rinviamo, per 10 minuti lo facciamo oggi, ma... Siccome immagino che avrete domande da porgere, allora la cosa si prolunga. Lei può ritornare domani, vero Brusca? Era preferibile se potevamo concludere oggi. Lo so che è preferibile, ma noi siamo in udienza. No, dico però, dice, stamattina. No, per carità, non. D'altra parte mi pare che lui è qua, a Rebibbia, quindi non è un grosso problema. No, è un'altra esigenza. Vabbè, comunque non è un problema.